Siamo alla quindicesima giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Marico sfida in casa il Marconia. Si preannuncia una sfida difficile, dove il Pomarico, con pochi uomini a disposizione, dovrà cercare di portare 3 punti per evitare la zona retrocessione. Inizia così il primo tempo, un Pomarico ben messo in campo e con tanta voglia di rivalsa, con un grande Antonio Lupo che non permette agli avversari di entrare in area di rigore. Lotta su ogni pallone, senza dare tempo al Marconia di riprendere fiato. Finirà così il primo tempo con il parziale di 0-0. Nel secondo tempo il Pomarico continua a fare ciò che ha fatto nel primo tempo, con una bella prestazione del portiere Mancino, che mantiene fermo il risultato. Ma nell'ultimo quarto d'ora il Marconia riuscirà ad andare a rete e dopo 10 minuti dalla prima rete il Marconia siglerà la seconda rete che chiuderà definitivamente la partita e le speranze pomaricane. La partita finirà con il risultato di 2-0 sul Pomarico. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.